Siamo qui con Zumbo Antonino dell'USC Giovi, del postpartiere Santa Maria Giovi. Allora, come hai visto questa partita? Beh, questa partita inizialmente diciamo si può dividere in due fasi principali. Quella in cui abbiamo giocato 7 contro 7 e poi verso il 15esimo del primo tempo, quando si è stati in inferiorità numerica, è iniziata un'altra partita. Diciamo che all'inizio, quando eravamo 7 contro 7, la partita era un po' bloccata, sia perché noi non siamo abituati su campi del genere così grandi, sia perché loro comunque non concedevano praticamente nulla. Poi c'è stato l'episodio dell'espulsione diretta per bestemmia del nostro compagno, e da lì la partita è stata di solo contenimento e provare ogni tanto qualche ripartenza. Questa è in sintesi la partita. Capolista del girone. Cos'è mancato oltre all'uomo e punto in meno rispetto alle altre partite, alle altre vostre vittorie? Beh, sicuramente l'avversario non era l'ultimo arrivato, quindi se sono terzi in classifica un motivo c'è. Non mi sento di dare più meriti a loro che dei meriti a noi, ci sta una partita del genere, comunque veniamo da questa qui è la seconda sconfitta dopo all'incirca 15 risultati utili tra 13 vittorie e 2 pareggi, quindi ci può stare uno stop, ma servirà sicuramente per la fine dell'anno. Un'ultima domanda, questa sconfitta influirà poi sul vostro cammino oppure siete comunque consapevoli di quello che finora avete fatto? Secondo me questa sconfitta, più che abbatterci, ci può rafforzare, perché comunque il gruppo c'è, il gruppo è unito come non l'è mai stato, e soprattutto questa sconfitta secondo me ci farà da trampolino per il rush finale, dove vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Ok, grazie mille, in bocca al lupo. Prego.